lui continuava con la sua Instagram e Facebook tutto quanto, e noi con le mail ai soci somsi, tutti i soci somsi qua, no? Mi raccomando, sì, se non siete mi dite o la quale tessera, facciamo subito. E da lì abbiamo continuato, tantissimi soci hanno risposto, poi c'è stata, quando hanno più o meno avuto tutti quanti il cappellino, abbiamo cominciato anche a ricevere donazioni, 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 donazioni e ancora donazioni. Non solo da San Vito, ma anche da fuori San Vito. I conteggi che ho fatto ieri sera, perché ogni giorno mi arrivava qualcosa, i conteggi, gli ultimi conteggi che abbiamo fatto ieri sera, i soldi sono in cassa somsi, sono sicuro, ma abbiamo raggiunto i 21.000 euro, quindi credo sia la più grande raccolta fatta qui a San Vito, credo, non lo so, non voglio dire, ma non credo ci siano tante raccolte fondi così importanti. Tutti i soldi che andranno a terapia intensiva, una parte degli strumenti, delle attrezzature sono già arrivate, una seconda parte arriva la prossima settimana e poi il resto a luglio. Gli strumenti sono arrivati, gli strumenti più costosi sono già arrivati, sono arrivati ieri, li abbiamo già consegnati, abbiamo fatto le fotografie in ospedale assieme alla primaria, dottoressa Radalinghe qui vicino a me, che adesso ci racconterà, ci spiegherà quello che avete permesso di acquistare, di regalare all'ospedale, che quindi l'ospedale adesso è ancora più fornito, il nostro ospedale è ancora più fornito. È stata una corsa anche contro il tempo, mentre c'era il lockdown, è stata una corsa contro il tempo, ma ce l'abbiamo fatta fare tutto quanto e adesso possiamo veramente festeggiare questo momento. Io devo ringraziare tutti quelli che hanno partecipato, per primi i soci che mi hanno seguito me, ma anche tutti quelli che hanno seguito lui su Facebook, Instagram e WhatsApp. E quindi dobbiamo ringraziare tutti quanti. Dottoressa, già che è qui per caso, ecco, noi volevamo sapere da lei che cosa abbiamo comperato. Allora, intanto ringrazio tutti, i sanvitesi, tutti quelli che hanno partecipato, che hanno donato, ci hanno coinvolto in questa gara e hanno pensato a noi come terapia intensiva, naturalmente uno dei fulcri in ogni ospedale in questo periodo in cui arrivavano, anche se il nostro ospedale non è un ospedale dedicato ai pazienti Covid, ma di fatto poi nel precipitare della situazione abbiamo avuto anche noi i nostri casi, abbiamo dovuto fare le aree dedicate, abbiamo dovuto improvvisamente attrezzarci e quindi è arrivata questa comunicazione e devo dire che ho messo in contatto il dottor Simon, che qui con delle mail, abbiamo cominciato a scrivere dei WhatsApp, delle mail, c'è la possibilità, eccetera, e quindi ho detto ben venga, perché non era facile avere tutte queste attrezzature subito in tempi rapidi, anche se devo dire che negli anni sono riuscita, da 15 anni sono qui ad attrezzare in maniera molto buona la terapia intensiva, ma mancavano ancora alcune cose, quindi abbiamo individuato questa strumentazione, anche vedendo quali erano le disponibilità, quindi ci potevamo permettere questa strumentazione che noi abbiamo già, ma questa è un'innovazione, si chiama videolaringoscopio con le lame con uso. La strumentazione è fissa con una telecamera e permette la gestione video, quindi di vedere le vie aeree e quindi di poter gestire, intubare pazienti gravi che arrivano in pronto soccorso, che arrivano questi con ancora di più non sentite. Ho l'impressione che non capisco. E quindi quando arrivano questi pazienti con il Covid, con questa altissima insufficienza respiratoria, con questo quadro che precipita nel giro di pochissimo tempo, a volte nel giro di mezz'ora, neanche un'ora, noi dobbiamo immediatamente gestire la respirazione, cioè far respirare il paziente in maniera artificiale. E questo strumento ci permette, essendo anche in parte monouso, di agire con maggiore sicurezza
sicurezza per il paziente e per gli operatori e per tutti quelli che poi devono seguire questo paziente, quindi una strumentazione che è assolutamente indispensabile e indispensabile in questo momento, che era appena stata uscita dall'introduzione, insomma sì, abbiamo avuto anche qualche difficoltà subito ad avere in tempi rapidi questa apparecchiatura, perché era appena iniziata la produzione. E io l'ho visto ieri quando ce l'avete consegnato, e ho avuto un momento di emozione perché sono quegli strumenti che per chi non conosce il nostro lavoro sono cose stranissime, a noi danno una grandissima sicurezza, una grandissima soddisfazione, gioia ad avere queste apparecchiature che ci permettono di lavorare meglio, lavorare in più sicurezza, in maggiore sicurezza e ci permettono di correre molti meno rischi per i pazienti in queste situazioni. Quindi io non so che dirvi di più, cioè, adesso siamo veramente un ospedale e anche una terapia intensiva estremamente tecnologica. Siamo molto, molto all'avanguardia per la tecnologia, anche grazie a questa strumentazione. Continuiamo a fare il nostro lavoro al meglio sicuramente, e grazie anche a questa generosità dei sanvitesi, di tutta la popolazione di San Vito, possiamo fare sempre meglio e sempre di più. Grazie a tutti, ringrazio anche il sindaco. Del sindaco in particolare ci tengo, perché sta sempre stato molto molto vicino all'ospedale, alle nostre esigenze, alle nostre problematiche, e ha fatto e sta facendo di tutto quello che è in suo potere per poterci dare una mano e supportare in questo comunque difficile momento per la sanità, per tutto il paese, ma anche in questi difficili anni per la sanità in generale, in cui abbiamo visto grandi riduzioni di investimento, riduzioni di personale, riduzioni di investimento in apparecchiature, in strumentazione, sempre più difficile avere quello che ci serve per lavorare meglio. Quindi grazie anche al sindaco, grazie alla SOMSI, perché veramente siete stati splendidi, e i miei collaboratori anche ringraziano e sono rimasti allibiti a vedere quello che ci avete regalato. Grazie ancora.